Non si può sopprimere un presidio di legalità sul territorio come la Corte d'Appello di Messina esclusivamente in relazione al numero di abitanti di un distretto giudiziario. Ordine degli Avvocati, Associazione Nazionale Magistrati, Università fanno fronte comune presentandosi alla stampa come comitato a difesa di un'istituzione di fondamentale importanza per contrastare la criminalità. Il rischio della soppressione della Corte d'Appello non è dunque scongiurato. I criteri che il governo vuole adottare per il riordino del pianeta giustizia continuano a mettere a rischio la sede della città dello Stretto. L'essenza di un presidio giudiziario, la ragion d'essere di un presidio giudiziario non è quella del numero degli abitanti, ma è la domanda di giustizia che proviene da quel territorio. Questo è l'unico parametro, secondo me, che è funzionale al mantenimento di un presidio giudiziario. Ma sono tanti altri i motivi che non possono essere qui spiegati, ma che ci ripromettiamo di partecipare alla cittadinanza in quella giornata del 27 maggio, in cui abbiamo previsto appunto la partecipazione di tutte le componenti sociali del distretto. Insieme potremo portare all'attenzione di chi poi dovrà fare le decisioni definitive i motivi per cui la Corte d'Appello debba restare in vita, che non sono motivi che riguardano né solo il mondo dell'avvocatura né solo il mondo della magistratura, ma è un problema che riguarda l'intera città.